Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati sul canale, ma soprattutto benvenuti in questo nuovo video vlog. Io sono, come vedete, nella mia macchinina e ho parcheggiato in centro. Sono uscita dal lavoro da poco, sono le 16 e c'è ancora un meraviglioso sole. Adesso vi faccio vedere un cielo blu. E sono venuta in centro, che dista proprio 5 minuti dal mio lavoro, ma ci sono venuta in macchina perché poi proseguo e vado a casa, perché devo andare da DM. Ho fatto un ordine online con consegna in negozio, ritiro express in negozio, che è gratuito, per evitare un po' di perdere tempo, ma anche di perdere la testa, perché da DM io compro sempre il mondo ed è il caso che in questo periodo io eviti di comprare cose che in realtà non mi servono per una serie di vari motivi. Quindi nel limite del possibile cerco di evitare, e facendo la spesa online, mettendo dentro esattamente quello che mi serve, so di non correre questo rischio. Quindi adesso vado, magari vi faccio vedere anche qualche scorcio del bellissimo centro di Vicenza. Sapete che io adoro tantissimo la mia città. E vado, ritiro e poi me ne vado a casa, e una volta a casa vi faccio vedere due o tre robine che ho comprato. Niente di eclatante, però giusto per farvi vedere, per condividere con voi i miei acquisti. Quindi adesso vado. Devo dire che la temperatura è buona, nonostante siano giorni ancora freddi, però col sole si sta proprio bene. Le giornate si sono allungate tantissimo, si sente un po' la primavera nell'aria. Non so se la sento solo io, ma a me dà questa impressione. So benissimo che poi febbraio non è finito, che spesso marzo è molto freddo, poi è molto variegato, nel senso che ci sono giorni assolati, giorni pieni di vento e di freddo, però io percepisco la primavera. Fatemi sapere se anche voi avete questa percezione. Vado da DM e noi ci vediamo dopo. Allora, eccomi arrivata a casa. Adesso vi faccio vedere che cosa ho preso da DM. Non ho lo scontrino perché l'ordine è online, ce l'ho però nel telefonino, nella conferma dell'ordine. La prima cosa che vi voglio far vedere è che ho preso una bella scorta di carta casa, il classico rotolo di carta da cucina, che è costato, questa confezione è costata 4,99 euro, quindi 5 euro, però adesso vi faccio vedere che cosa contiene. Allora, contiene ben 8 rotoli da 140 fogli l'uno, divisi a metà, così si può strappare il mezzo foglio per un consumo più dosato, diciamo, quindi più economico. La cosa bella di questo prodotto qui, che è proprio a marchio DM, è che lo hanno cambiato. Quindi loro dicono è il 23% più ecologico. Perché? Per quale motivo? Perché prima le confezioni non erano da 8 rotoli con 140 fogli l'uno, ma da 8 rotoli con 114 fogli l'uno. Facendo i rotoli più grossi, più pieni di fogli, adesso vi faccio vedere cosa hanno stimato di avere risparmiato rispetto alle confezioni precedenti. Allora,
Per un 23% di contenuto in più rispetto alla precedente confezione che aveva 8 rotoli da 114 fogli anziché da 140, hanno ridotto così il consumo annuo di circa 44 tonnellate di scatole di cartone, 24 tonnellate di pellicola, 6.500 pallet e 193 camion carichi. Quindi devo dire un'attenzione anche all'ambiente che non guasta mai. Mi sono fatta una bella scorta. Sono belli grandi, sono belli ricchi, insomma sono 8 rotoloni, per cui io sono contenta anche perché diamo una mano anche all'ambiente. Tra l'altro questi sono a 3 strati, quindi hanno un buon potere assorbente e tutta una lavorazione, vedete, queste piccole camere d'aria aiutano appunto l'assorbenza. Poi volevo il gel per la lavastoviglie perché l'ho finito e sinceramente questo qui non è proprio a buon prezzo per quanto mi riguarda, perché di solito li pago meno, ho dei gel preferiti, però lì non ce n'erano altri, quindi ho preso questo della Svelto, gel lavastoviglie tutto in uno con aceto bianco, vediamo cosa c'è scritto, bottiglia 100% plastica riciclata, efficace anche nei cicli brevi. Pulizia eccezionale con ingredienti di origine naturale, l'ho pagato 4,29 euro, un po' alto rispetto ai miei standard, perché io al massimo spendo 3 euro per i gel lavastoviglie, però vabbè, una volta ogni tanto ci sta, anche perché non avevo voglia di andare da un'altra parte solo per il gel lavastoviglie. Poi erano in offerta a 99 centesimi questi tovaglioli Allegria in tavola della Scottex, ho preso questi qui verdini, sono, vediamo se c'è scritto doppio velo. Vediamo se c'è scritto quanti ne sono dentro. 33 tovaglioli, misura standard. Io preferisco quelli piccolini, ma lì non c'erano. Poi ho preso un po' di scatoline di cibo umido per i miei gatti, di due tipologie, questo e questo, sempre del loro marchio Dime Bestes, che è lo stesso marchio del calendario dell'avvento per i gatti che mi avete visto aprire durante il periodo natalizio. Sono molto validi questi qui. Alcune, allora, quelle grigie costano 69 centesimi. Quelle verdi costano, non mi ricordo più, 79 centesimi. Sono comunque cibi biologici, senza zuccheri aggiunti e senza grani aggiunti, che fa molto bene al gatto questo aspetto. Poi ho ricomprato questa tisana di M Bio, la linea di M Bio, che contiene mela, menta e citronella. Ed è piaciuta tantissimo, soprattutto agli amici di mio figlio che spesso vengono qua di sera e si preparano le tisane. Questa qui è la più gettonata e quindi l'ho ricomprata e l'ho pagata 2 euro. Poi ho fatto un po' di scorta di sacchetti per l'immondizia. Adesso vi vado a dire bene tutto. Aspettate che prendo il telefono perché non mi ricordo i prezzi. Sono della Profissimo, che è un marchio per la casa di DM. Allora, questo qui sono 22 sacchetti da 35 litri. Con i manici e li ho pagati 1,99 euro di 22 pezzi. Questi sono più piccolini, sono da 5 litri, quindi sono quelli per il bagno. Sono 85 pezzi e li ho pagati 99 centesimi. Questi sono quelli invece grandi, tipo condominiali, da 60 litri. Sono 30 pezzi e li ho pagati 1,99 euro, quindi ho fatto un po' di scorta. E poi l'ultima cosa, ho fatto scorta anche di detersivo per i piatti. Vediamo dov'è, eccolo qui. Allora, questo è 1,7 litro di Svelto piatti, 2,99 euro al limone, eco ricarica, quindi 1,7 litro, 3 euro, direi che insomma è un buon prezzo, non era in offerta, proprio il prezzo che hanno lì da DM, ed è questo perché io sto cercando di evitare di continuare a comprare bottiglie in plastica. Non escludo che ne comprerò altre andando avanti, però magari là dove posso evito, quindi andrò a riempire il mio barattolino con questa ecoricarica. E è da tanto tempo che non uso Svelto perché una volta io non lo sopportavo, nel senso che era molto aggressivo sulle mie mani, anche perché io non uso i guanti. Però voglio riprovare, voglio dargli un'altra chance, anche perché magari nel tempo è stato riformulato. Poi c'è anche scritto 70% di plastica in meno, ovviamente perché è nella confezione ecoricarica, 99% di ingredienti biodegradabili, 100% performance, insomma. Ho voluto provare e c'è scritto che è più delicato sulle mani, formula migliorata. Quindi proviamo e poi, come sempre, vi saprò dire nei miei vlog. Questo è tutto quello che ho acquistato.
ho speso meno di 25 euro e sono molto soddisfatta, soprattutto quando faccio la spesa così online, la ottimizzo e poi entro ed esco senza perdere tempo. Vi faccio vedere una cosa, vi ricordate il mio divano? Vi avevo fatto vedere quanto era rovinato perché qualcuno me l'aveva fatto notare in un video e io avevo detto che per adesso non ho la possibilità di sostituirlo. Sono andata a tirare via tutta la minigonna, questo rivestimento della parte in legno che era sfilacciata e rovinata, e secondo me adesso ha un aspetto migliore, decisamente migliore. Non so perché non ci avevo pensato prima, mi sono armata di forbici e ho tagliato via tutto. Vi mostro velocemente com'era sfilacciata, cioè era una cosa veramente inguardabile. Fatemi sapere se vi piace com'è venuto. E nel frattempo io mi sono messa comoda con i miei vestiti da casa e mi metto a stirare, e mentre stiro mi guardo il replay della puntata di C'è Posta che non ho visto, C'è Posta per te, non ho visto perché c'era il Festival di Sanremo, ho preferito guardare il Festival di Sanremo che è una trasmissione che a me piace, poi quest'anno mi ha divertito particolarmente, secondo me è stata una bellissima edizione, mi è piaciuto tutto, anche le cose che hanno fatto tanto scandalo e tanta polemica, tra virgolette, perché invece ci ho visto dell'altro, ci ho visto ben oltre e quindi mi è piaciuto. Quindi dicevo, vado a stirare e a piegare un po' di robina. Sapete che io evito di accumulare roba da stirare da un po' di tempo. Il mio trucchetto è questo: appena ritiro 1/2 stendini di roba, quindi quando ho 1 o 2 stendini di roba asciutta, io tiro fuori il ferro e la stiro. L'unica cosa che ho un po' accumulato è della roba estiva che ho lasciato dentro l'armadio da stirare. C'è un mucchietto lì che ogni tanto mi guarda e mi grida help, stirami, e lo farò, è che do sempre la precedenza ovviamente alle cose che servono adesso, però in linea di massima non sto accumulando più grandi mucchi di cose da stirare come mi succedeva una volta. Tra l'altro a me non dispiace stirare, è un lavoro che mi piace e mi rilassa, perché spesso lo faccio, cioè quasi sempre quando lo faccio, guardo la televisione, guardo cose un po' leggere, un po' frivole che mi distraggono, così stiro senza neanche accorgermene. Fatemi sapere se anche a voi è un'attività che piace stirare e se vi rilassa. Avevo l'asciugatrice ma si è rotta, tra l'altro è un'asciugatrice molto vecchia. Può essere che più avanti me ne compri una, ma per adesso per me non è una tragedia dover stirare. Non mi piace non stirare niente. Secondo me c'è qualcosa che si può anche non stirare, ma ci sono delle cose che bisogna stirare per forza. Sto preparando la cena e sto preparando una delle mie mitiche torte salate. Allora, ho bucherellato la pasta sfoglia, ho condito un vasetto di panna da cucina con un pizzico di sale, erba cipollina e un po' di curry. Ho messo sulla base della pasta sfoglia bucherellata delle fette di scamorza affumicata, poi la panna condita e poi questo speck buonissimo che ho preso da Eurospin e che è morbidissimo, e la vado a mettere semplicemente nel mio forno microonde e col programma apposta 16 minuti ed è pronta, e vi assicuro che era buonissima. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo presto.